Venditalia, siamo allo stand di San Benedetto insieme al suo presidente Enrico Zoppas, azienda leader nella distribuzione automatica. Parliamo del vostro business in questo particolare canale. Diciamo che la nostra storia nel vending comincia molti anni fa, ancora quando l'industria del vending era agli albori, quindi non c'erano ancora quelle organizzazioni che oggi si sono costituite, sono cresciute con grande dinamismo, e questa esperienza ci ha aiutato a capire quali fossero le opportunità reciproche, che ruolo avrebbero potuto avere nel mondo del beverage, e insieme abbiamo costruito negli anni, attraverso maturità di esperienza comune, abbiamo costruito un business che sta dando dei risultati di grande soddisfazione. Noi dal vending abbiamo imparato molte cose, sia sotto il profilo logistico, di approccio al consumatore, di problematiche che il sistema distributivo vending ha in rapporto chiaramente al beverage, e questo ci ha dato l'opportunità sia da una parte di essere di aiuto al sistema e dall'altra parte di poter fare innovazione che potesse essere canalizzata attraverso il sistema vending. Okay. Parlando di quella che è la vostra offerta di prodotti e concentrandoci sui packaging, ci sono particolari packaging in riferimento a questo canale? Chiaramente proprio attraverso l'esperienza di cui dicevo prima, il packaging più idoneo per il vending è la PET, ma questo non è sufficiente perché chiaramente il vending ha bisogno anche di una tipologia di bottiglia, di imballo che sia compatibile con le loro esigenze e con la macchinabilità dell'imballo. Quindi in quell'ambito lì c'è una continua innovazione, una continua volontà di trovare sempre più efficienza sia sotto il livello, diciamo, di presentazione del prodotto, sia sul livello di quantità di prodotto da portare al consumatore. E questo è un tema estremamente delicato perché con le leggi e con le normative con cui dovremo a che fare negli anni futuri, il tema della quantità di zucchero, dei grassi, sarà un tema fondamentale per il successo del vending negli anni futuri. E parlando invece di novità di prodotti, su che cosa vi focalizzate per questo Venditalia? Ma noi ci focalizziamo su prodotti sicuramente salutistici, quindi abbiamo già maturato un'ottima esperienza e un grande successo nei prodotti senza zucchero, sia di bevande gasate che non gasate, dove abbiamo trovato un grosso riscontro nel consumatore e una grossa soddisfazione anche nelle aziende di distribuzione. Quindi continueremo in quella direzione, abbiamo molte cose in gestazione, e quindi per il 2019 sicuramente avremo altre generazioni di bevande sempre sulla linea salutistica che andranno ad assolvere e risolvere problematiche comuni in un mondo che è in forte evoluzione.